Allora, buonasera a tutti, sono le 18.15 e diamo inizio alla seduta del Consiglio Comunale del 31 marzo. Procediamo all'appello. Luciano Marinucci. Presente. Di Clemente Giorgio. Presente. Chiacchieretta Ezio. Presente. Elia Maria. Presente. Bronzino Massimiliano. Presente. Martelli Efrem. Assente. Malandra Giorgia. Assente. Federico Gabriella. Presente. Ferraioli Roberto. Presente. Cinosi Simona. De Nicola Ester. Presente. Cutrupi Mario. Presente. Parrucci Giulia. Presente. Costantini Giuseppe. Presente. Ferrante Enzo. Assente. Silvestri Cinzia. Presente. Presente. Primo punto all'ordine del giorno, proposta di delibera numero 25 del 28 marzo 2017, approvazione verbali sedute precedenti. Andiamo ad approvare i verbali adottati nella seduta del 9 marzo 2017 dal numero 12, nella seduta del 22 marzo 2017 dal numero 13 al numero 15. Se non ci sono osservazioni, li diamo approvati all'unanimità. Non ci sono osservazioni, sono approvati all'unanimità. Punto 2 all'ordine del giorno. Proposta di delibera numero 3 del 20 gennaio 2017, programma per il conferimento di incarico di studi, ricerche e consulenza a soggetti esterni all'amministrazione, anno 2017, provvedimenti. Illustro l'assessore Ezio Chiacchieretta. Come ogni anno, in contemporanea con l'approvazione delle tariffe e altre delibere propedeutiche all'approvazione del bilancio, portiamo. Quindi, come ogni anno, in contemporanea all'approvazione di delibere afferenti il bilancio di previsione, si va a verificare. Questa delibera attiene alla ricognizione della possibilità all'interno dell'anno di affidare conferimento di incarichi di studi, ricerca e consulenza a soggetti esterni all'amministrazione per qualunque tipo di materia che ne richiedesse la possibilità. Quindi, si va a disciplinare appunto questo tipo di possibilità. Ogni anno prima del bilancio si fa questo tipo di ricognizione, per quest'anno prendiamo atto con questa delibera che non è previsto per l'esercizio finanziario 2017 alcun conferimento in carico di collaborazione, di studi, di ricerca e di consulenza a soggetti estranei all'amministrazione. Quindi questo è quanto realmente la delibera che andiamo a votare.
Ci sono interventi? Consigliere Burrupi, prego. Grazie, allora prendo atto che con le porte interne del comune ci sarà la possibilità di asservire tutte quelle che sono le attività previste. Spero che non ci si debba accorgere in futuro di modifiche che non siano chiaramente di attività estremamente al di fuori da ogni tipo di pianificazione. Per il resto prendo atto appunto di questa scelta. Grazie. Consigliere Pino Costantini. Beh, sì, prendiamo atto che non ci sono appunto previsioni di incarichi professionali. Questo può essere un aspetto positivo da un lato, potrebbe anche essere un aspetto non positivo in base a una programmazione che chiaramente l'amministrazione avrà fatto, quindi sicuramente presenta pro, ma potrebbe essere anche qualcosa di non positivo da eventualmente sviluppare per il comune. Quindi non conoscendo appieno quello che è un indirizzo, noi annunciamo il nostro voto di astensione. Grazie. Grazie. Altri interventi? Allora possiamo passare direttamente alla votazione della delibera. Quindi votiamo la delibera proposta numero 3 del 20 gennaio 2017 per il conferimento di incarichi di studio, ricerca e consulenza a soggetti esterni all'amministrazione anno 2017, provvedimenti. Favorevoli? 10. Astenuti? 4. Di immediata esibibilità, favorevole? 10. Astenuti? 4. Punto numero 3 all'ordine del giorno. Proposta di delibera numero 4 del 20 gennaio 2017, conferma aliquota addizionale comunale all'IRPEF anno 2017, illustra l'assessore Maria Elia. Prego. Se possiamo discutere tutti e tre i punti, come discussione. Li vuoi fare tutti e tre insieme? Discussione unica e tre votazioni distinte. Se... per parlare di conferma. Quindi facciamo il punto 3, il punto 4 e il punto 5. Quindi li illustra tutte e tre e poi le facciamo la discussione. Penso sì, sul primo e il secondo siamo sulle conferme, sul terzo penso che sì. Ma se la TARI ci sarà la discussione. Sì, va bene. 3, 4 e 5. Va bene, perché tanto ripete sempre. Parliamo di addizionale comunale, TASI e IMU. Va bene, allora facciamo un'unica discussione e poi andremo alla votazione separata. Assessore Maria Elia, prego. Questa aliquota è stata confermata.
affermata. E per quanto riguarda l'articolo 1 della legge 215, questo ha sospeso per l'anno 2016 l'aumento appunto delle aliquote, stabilendo che al fine di contenere il livello della pressione tributaria è sospesa quindi agli enti locali appunto di poter aumentare queste tariffe. Quindi in sostanza viene mantenuta lo 0,80 e viene confermata anche la soglia di esenzione per i redditi inferiori a 10.000 euro. Per quanto riguarda invece il discorso di portarlo insomma oggi che è 31, è appunto perché è il termine ultimo per la presentazione del bilancio di previsione, per cui queste tariffe devono essere confermate entro il termine del bilancio di previsione, che inizialmente era il 31-12 e adesso è il 31 marzo 2017. Poi, per quanto riguarda invece la seconda delibera che è l'imposta unica comunale, quindi conferma delle aliquote IMU, no, aspetta, prima c'è quella della TASI. Vabbè, allora, sostanzialmente per la TASI appunto vale lo stesso discorso e l'unica cosa possiamo dire che nel 2015, sempre con la legge 218, con riferimento alla TASI ha previsto l'esenzione dall'imposta a favore dell'unità mobiliare adibita ad abitazione principale del proprietario e dell'utilizzatore, a condizione che non sia stata accatastata nella categoria 1 a 8 a 9, e la riduzione invece del 75% a favore degli immobili locati a canone concordato. E, vabbè, la aliquota si conoscete già, e la stessa cosa vale per questa delibera, quindi andiamo semplicemente a confermare le aliquote visto il blocco da parte della legge. Quindi andiamo a riconfermare le aliquote già stabilite. Poi, per quanto riguarda invece l'IMU, allora, su questa delibera anche la legge sempre del 2015 ha previsto la riduzione del 50% dell'imposta a favore delle unità mobiliari concesse in comitato d'uso gratuito tra i parenti in linea retta entro il primo grado con contratto registrato, a condizione però che questi non hanno le caratteristiche di abitazione di lusso. Il comodato tra l'immobile concesso non deve possedere all'interno dello stesso comune un altro immobile, sempre non di lusso, e il comodatario utilizzi l'abitazione concessa in comodato a titolo di abitazione principale. L'esenzione dell'imposta a favore dell'unità immobiliare appartenente a cooperative edilizie e a proprietà indivisa distinta a studenti universitari, e anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica, e la riduzione del 75% a favore degli immobili locati a canone concordato. Le aliquote qui sono state confermate per lo stesso motivo di quelle dette in precedenza, per cui non abbiamo fatto nessuna modifica. Pertanto confermiamo le aliquote per l'anno 2017 e le aliquote che già erano in vigore per l'anno 2016. Grazie Assessore. Interventi? Consigliere Mario Cotrubi, prego. Rapidamente. Chiaramente non mi aspettavo un crollo delle aliquote, anche se lo speravo, visto che ultimamente ci sono state altre entrate da parte del Comune. Si sperava che si potessero un po' ritoccare al ribasso le aliquote. È chiaro che lo stop legislativo nell'aumento delle aliquote ci aiuta un po' a mantenerle costanti, però è un periodo questo, un momento estremamente di crisi da parte delle cittadinanze, quindi aumentare o cercare delle agevolazioni aggiuntive per quelle persone che ne sentiamo di tutti i colori non riescono neanche ad arrivare alla fine del mese, sarebbe stato interessante. Invece prendo atto che le tariffe rimangono quelle che sono.
Grazie consigliere, altri interventi? Consigliere Pino Costantini, prego. Grazie. Alla conferma delle tariffe io non posso che confermare la nostra posizione critica come in passato sull'argomento finanziario. Una conferma potrebbe sembrare anche una qualcosa di positivo. Io sono dell'avviso che dopo diversi anni da un'azione fatta così detta dall'amministrazione potevamo ottenere dei risultati migliori. Evidentemente questa azione non emerge. La critica, quando parlo di programmazione, perché effettivamente non vediamo qual è l'indirizzo per ottimizzare o cercare di recuperare spazi finanziari all'interno del comune. Mi chiedo su quali basi sono state fatte queste tariffe, queste aliquote. Avevamo un documento, un DUP da approvare a dicembre, benché termine non perentorio, ma un termine dove potevamo basarci per capire che direzione prendere. Dopo un'approvazione di un documento economico, chiaramente potevamo decidere su quali tariffe applicare, aumentare, ridurre. Quindi la domanda è anche perché non si è riusciti ad approvare un DUP dove era indicata la scadenza di dicembre. E quindi da qui dico, qual è la programmazione? Dobbiamo incassare X, quindi applichiamo una tassa per raggiungere l'obiettivo. Questo credo che sia un fatto matematico, non sia un fatto amministrativo. Cioè, abbiamo verificato quante sono le riscossioni che non entrano nel comune. C'è stata un'azione per capire la natura perché non entrano queste riscossioni all'interno del comune. Questa è la domanda per capire se effettivamente dietro c'è un'azione. Per parlare poi, il comune, credo che sappiate meglio di me, che ha dei residui da incassare da diversi anni. Sono residui che non vengono incassati e chiaramente anche su questo nessuno fa un'azione per recuperare questi fondi. Quindi da qui chiedo che cosa, come approvare un qualcosa in maniera positiva solo perché sono state confermate le tariffe. Sono tariffe importanti, come diceva poc'anzi il consigliere, chiaramente la gente in grossa difficoltà, lo sappiamo tutti. Quindi qual è effettivamente l'azione per cercare di abbassare queste tariffe? Questa è la nostra posizione critica, che confermiamo come più volte passate abbiamo detto su questo tipo di argomento, senza ripartire dalle scelte di programmazione fatte negli anni precedenti. Grazie. Grazie consigliere, altri interventi? Allora la replica l'assessore Lia, prego. Per quanto riguarda la conferma delle l'intervento del consigliere che chiede a te, allora. Sì, scusa assessore, volevo fare qualche considerazione sull'intervento del consigliere Costantini, che ovviamente fa una disamina anche condivisibile sulla, dal punto di vista della, degli obiettivi che un comune si deve dare rispetto a uno stato del bilancio e anche un'attuazione di quello che è il suo programma amministrativo. È evidente, così come si faceva anche notare prima, che oggi le risorse vanno cercate, vanno trovate, perché gli impegni economici di un comune sono tanti, sono importanti, le esigenze della collettività aumentano ogni giorno e noi con i nostri programmi stiamo cercando di mettere in campo tutte le forze possibili, lo abbiamo fatto nel sociale. Come abbiamo puntualizzato lo scorso consiglio comunale per venire incontro alle esigenze di quelle famiglie di cui si faceva cenno prima che hanno grosse difficoltà ad affrontare mensilmente quelli che sono gli impegni economici che hanno di fronte. Così come anche nel campo della programmazione, per
ciò che attiene al, al recupero e quindi anche a mettere mano a quelle situazioni consolidate in senso negativo di residui che in qualche modo il Comune deve andare ad affrontare. Abbiamo fatto un ragionamento che ha trovato spazio in una rivisitazione di quello che è la pianta organica del Comune. Gli ultimi movimenti, l'ultima programmazione ha portato ad accorpare una serie di funzioni che mettono in capo a delle persone, dei collaboratori che abbiamo all'interno dell'ente, anche un'attività più importante relativamente all'ufficio tributi e quindi all'ufficio delle entrate, diciamo così, e stiamo cercando di costituire non più un ufficio tributi del Comune, ma un ufficio che sia un ufficio delle entrate, che si occupa e si preoccupa anche di fare una ricognizione sul territorio di quelle che sono le mancate entrate e non solo quello di tassare le entrate che sono consolidate. Noi per esperienza negli ultimi tempi abbiamo avuto modo di vedere man mano che sono ripartite anche le attività in campo urbanistico riferite ad attività commerciali e artigianali, nell'andare a sviscerare un po' quelle che sono le presenze sul territorio ci siamo resi conto che mancano l'appello all'interno dei tabulati delle tasse del Comune, aziende importanti, immobili grandissimi che sfuggono completamente a ogni tipo di controllo, che potrebbero tranquillamente portare risorse all'interno del Comune. Quindi questa attività porterà a far sì che, voglio dire, si incentrerà una grossa parte del lavoro amministrativo di questo nuovo settore che è da poco nato, a cercare di riportare risorse all'interno dell'ente oltre a quelle che abbiamo già consolidato. Quindi, come dire, il suggerimento che ci viene è un suggerimento sicuramente che va nel verso giusto, quello che accogliamo e che abbiamo già iniziato a mettere in pratica. La strada per il futuro dovrà essere e potrà essere solo questa, nel cercare nuove risorse per riportare all'interno del mente, perché potrebbero, come dire, poi consentire di meglio ridistribuire quelli che sono i carichi ai cittadini e magari arrivare anche a trovare una modulazione che consenta probabilmente a qualche servizio di abbassare anche le tariffe. Quindi era solo per dire che questo tipo di analisi fatta trova già riscontro nell'attività che noi stiamo ponendo in essere, che abbiamo riorganizzato da qualche tempo e che troverà sempre maggiore accoglimento nel futuro. Grazie Assessore, allora la replica Assessore Dio, prego. Allora, confermo pienamente quello che già ha detto il mio collega e volevo semplicemente ribadire che con i tagli che ci sono stati da parte dello Stato non è facile fronteggiare a tutte le spese che il Comune deve affrontare, per cui è normale che, appunto perché si stanno prevedendo nuove azioni e nuovi metodi di riscossione, è normale che dobbiamo avere anche il tempo per poterci adeguare. Quindi in questo momento non potevamo far altro che confermare le aliquote, visto che l'analisi è stata fatta e ci portava comunque a un debito ulteriore da parte del Comune. Quindi non potevamo fare altrimenti. Penso che se no l'avremmo fatto. Grazie Assessore. Passiamo alle dichiarazioni di voto. Consigliere Cutrupi, prego. Come ho detto prima, nella speranza che avevamo tutti anche in un minimo abbassamento della tariffazione, prendo atto di tutte le problematiche, di tutte le esigenze, però prendo atto che l'abbassamento non c'è stato, quindi da parte mia mi voterò negativamente. Consigliere Costantini, prego. Grazie. Certamente condivido il discorso della mancanza di risorse, l'abbiamo detto anche altre volte, sotto gli occhi di tutti. Io incentravo su il discorso una mancata programmazione che mi fa piacere, trova in qualche modo la conferma.
Chiaretta, che è un qualcosa che è in atto molto probabilmente in questa fase, con la rimodulazione degli uffici e quant'altro. Io devo prendere atto che l'amministrazione, è vero che è una nuova amministrazione da 9 mesi, ma non posso non considerare che è un'amministrazione che viene da 5 anni, e quindi il giudizio chiaramente per me è in un arco temporale molto più ampio, e sono dell'avviso che questa o rimodulazione, o non so se effettivamente era necessario, o inevitabilmente attraverso una rimodulazione potevamo fare qualche accertamento in più. Non so se è questo che ha determinato il poter non attivare questo discorso. Sono dell'avviso che un'azione fatta probabilmente prima, oggi probabilmente potremmo parlare di qualche piccolo segnale di miglioramento. Quindi la critica nostra va in questa assoluta direzione, prendendo atto, e ci auguriamo tutti, che la nuova azione vada nella direzione sperata, cioè quella di portare attraverso accertamenti, valutazione, recuperi, laddove è possibile, sono assolutamente convinto che sia possibile, poi approfondiremo magari il discorso con la Tari, recuperare una buona fetta di soldi. Spalmare chiaramente il discorso su chi regolarmente paga le tasse è una cosa purtroppo che non è più sopportabile, pagare le tasse per chi non le paga. Quindi detto questo, auspicandoci un risultato per il prossimo anno, annunciamo il nostro voto contrario. Grazie. Sindaco, prego. Buonasera. È chiaro che alla fine di questa discussione a qualcuno potrà apparire un'amministrazione che non avesse in animo l'idea di poter abbassare le tariffe. Il problema di fondo è che la tariffa è un contributo alla spesa ed è una minima copertura che il cittadino fa o l'amministrazione comunale chiede. Quando il consigliere Costagnini ha detto che questa amministrazione è giovane ma si porta 5 anni indietro di amministrazione, io ritengo che i problemi di questa amministrazione non siano 5 anni fa, vengono da lontano, perché una spesa così sbilanciata che trova copertura con un contributo straordinario dello Stato che era di 1.600.000 euro, cioè qua non è che stiamo parlando di bruscolini, sono oltre 3 miliardi di vecchie lire che andavano a coprire le spese che poi direttamente venivano anche contribuito dal cittadino, quindi avere un'entrata maggiore di 1.600.000 euro sarebbe già stato utile a lavorare sulle tariffe. Io mi ricordo nel 2011, appena insediato, la prima iniziativa che abbiamo dovuto fare, chiedo scusa, nel 2013, quando praticamente il governo ha tenuto per sé il 7,60 per mille dell'entrata più importante di questo comune, che era l'IMU dei centri commerciali. Quando qualcuno dice che San Giovanni è un paese ricco, lo è, perché con tutti questi centri commerciali, allora voi immaginate perdere di colpo con un taglio netto 800.000 euro, che sono quelle entrate che tutti quanti capiscono che vanno a coprire la spesa. E l'abbiamo recuperato con cosa? Con l'addizionale ISPEF comunale, che avevamo lo 0,2 ed era il vanto di un'area metropolitana dove già le tariffe erano state spinte al massimo, quindi allo 0,8. Ora a me sarebbe piaciuto più lavorare su un'addizionale ISPEF comunale che colpisce buste paga e pensioni, piuttosto sulle tariffe del costo dei servizi, che in un certo senso potrebbero essere modulate attraverso un calcolo dell'ISE o di altro. Purtroppo noi abbiamo lavorato su delle proiezioni, l'ufficio della ragioneria, anche me Maria, l'assessore stesso, ha lavorato, ha chiesto agli uffici un calcolo per spostare qualche aliquota, per fare anche una bella figura nei confronti dei cittadini, ci sarebbe anche piaciuto. Il problema di fondo è che qualsiasi calcolo che andiamo a fare diminuiva al minimo di 250.000 euro, quella che erano le entrate dei contributi. E siccome noi abbiamo una spesa corrente molto sbilanciata, il primo lavoro che abbiamo fatto, considerando che non avevamo e non abbiamo una società di tributi che fa un lavoro a pieno, l'accertamento è un conto,
La riscossione e quella coattiva ne è un altro. Ora che tutti questi che sono dei disavanzi, delle mancate entrate che girano sul bilancio e sono anche abbastanza pesanti, voi sapete che il processo per riscuotere queste somme sono lunghissime perché ci sono varie modalità di appello a questi pagamenti. Uno su tutti siamo stati anche noi quel comune che si è tuffato per andare incontro agli ultimi 16 anni non pagare i contribuenti che hanno avuto un accertamento. Benissimo, ad oggi nessuno ha detto che vuole sanare una condizione di debiti con il Comune San Giovanni Latino. Quindi chi non ha pagato allora non pagherà oggi e probabilmente quando verranno messi a riscontro diretto, molta gente o è andata via o è fallito o è morto, perché le maggiori entrate stanno proprio là, nell'ICI, nell'IMU, questo si qua, la Tari è una mancata entrata che abbiamo comunque nel bilancio nell'ordine di circa 800.000 euro l'anno, ma è un'anomalia del sistema. Perché? Perché la società che fa la raccolta e lo smaltimento di rifiuti non incassa le bollette, le incassa il comune, il cittadino probabilmente in difficoltà, come dice il consigliere Cutrupi, non le paga le bollette e quindi che succede? Che poi non diventa disavanzo, se invece le incassava la società diventava una perdita di esercizio e se le portava anche in bilancio. Quindi rimane più comodo al cittadino non pagare al comune piuttosto che non andare a pagare a chi un servizio lo fa e magari se non glielo paghi domani non torna a ritirare. Ora, purtroppo ci troviamo in questa condizione dove studi di abbassamento dei costi dei servizi li abbiamo cominciato a fare nel 2013 in Consiglio Comunale, quando abbiamo disegnato quello che doveva succedere alla piscina comunale, cioè quello di passare a una gestione diretta. Ci è voluto tempo, ma l'abbiamo fatto, quindi nel 2013, non ieri. E anche gli altri servizi, abbiamo fatto un avviso per il trasporto scolastico, l'abbiamo fatto per il verde, lo faremo anche per tutti i servizi del comune, perché se dovessimo trovare una condizione per risparmiare, questo risparmio ci metterebbe nella condizione di contenere ancora la spesa che è ancora fortemente sbilanciata, ma probabilmente a passare anche all'abbassamento delle tariffe. Quindi è un lavoro che noi stiamo cercando di fare intanto con le risorse che abbiamo, ma dovunque dobbiamo tener conto di quelle che sono le spese fisse. Io dico così un dato banale, dovevamo dare un contributo di 250 euro per un memorial di un bambino che è morto 4 anni fa. 250 euro, quando ho visto la delibera dove l'ingegnere capo è andato a trovare questi 250 euro, 49 euro da una parte, 50 dall'altra, l'altro 50 dall'altra parte, quindi potete capire che la nostra è una condizione difficile, certificata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ha portato San Giovanni Latino laddove doveva essere. C'è un comune che dal 2008 al 2012 aveva speso il 100% delle proprie spese e ha avuto una copertura del 76%, quindi bisogna recuperare anche quello. Quindi quando tu devi recuperare piuttosto che avere disponibilità nella spesa, purtroppo le maggiori entrate che abbiamo avuto, dice bene il consigliere Cutrupi, ma l'abbiamo avuto sulle entrate extratributarie che non possono assolutamente finanziare le spese correnti, ma finanziano la sicurezza e lì ci stiamo concentrando. Quindi l'obiettivo di questa amministrazione è quello di lavorare sulla razionalizzazione dei costi dei servizi in primis e da qui potrebbe scaturire fuori quel discorso dell'abbassamento delle tariffe. Però quando poi ci vantiamo di essere un comune virtuoso, noi non è che siamo un comune virtuoso perché amministriamo bene, siamo un comune virtuoso anche perché abbiamo comunque strutture che costano molto alla gestione e quindi se ce ne siamo dotati in passato e adesso le dobbiamo mantenere, purtroppo le entrate sono la parte contributiva e quindi le tariffe, l'altra parte le entrate del comune in generale le deve distribuire. Quindi sicuramente accettiamo il consiglio, ma che comunque è la nostra già prerogativa futura, per dare questa possibilità al Comune San Giovanni di navigare in acque sicure. Quindi concludo il mio intervento con il voto favorevole di tutta la maggioranza. Grazie Sindaco. Allora passiamo alla votazione delle singole delibere. La proposta di delibera numero 4 del 20 gennaio 2017 conferma aliquota addizionale comunale all'IRPEF anno 2017. Favorevoli? 10. Contrari? 4. Votiamo l'immediata eseguibilità della delibera. Favorevoli? 10. Contrari? 4.
Passiamo adesso alla votazione della proposta di delibera numero 5 del 20 gennaio 2017, imposta unica comunale, conferma delle aliquote TASI anno 2017, favorevoli 10, contrari 4. Votiamo l'immediata eseguibilità della delibera, favorevoli 10, contrari 4. Proposta di delibera numero 6 del 20 gennaio 2017, imposta unica comunale, conferma delle aliquote IMU per l'anno 2017, favorevoli 10, contrari 4. Votiamo l'immediata eseguibilità della delibera.